Con le nostre telecamere ci siamo recati sabato 12 settembre 2020, nella mattinata, presso il bar della piazza, in piazza Umberto I a Sala Consilina, per conoscere i titolari di questa attività, Antonio, Rocco Tinghitella e Mamma Maria. Purtroppo il signor Antonio non era presente per motivi di lavoro e abbiamo fatto due chiacchiere con Rocco e Mamma Maria in merito ai numerosi video da loro realizzati e pubblicati su tutti i social durante il periodo del lockdown. In compagnia di Rocco e della signora Maria, che tra l'altro oggi, che anche Santa Maria, 12 settembre. Allora, Rocco, auguri, ecco, anche gli auguri. Da come nasce, tu, anche la signora Maria naturalmente, come nasce questa diciamo, fantasia di realizzare questi video? Questa fantasia nasce così, per puro caso, perché la situazione era un po', non era così tanto bella, e quindi io e mio fratello e mia mamma abbiamo voluto strappare un sorriso alle persone, facendo del nostro meglio. La verità, ci siamo riusciti, nemmeno noi proprio sapevamo di sfondare in questa maniera a livello di internet. E questo ci fa piacere tanto. Che sei molto commosso e emozionato. Sì, sono emozionatissimo. Sì. Allora, signora Maria, ma questo ragazzo la fa disperare e ci chiede mamma agli amici, ci è o ci fa? Ma lui ci fa. Voglio dire, un bravo ragazzo, ma nella vita reale, diciamo, oltre alla sitcom, l'ha fatta arrabbiare e preoccupare in No, senso. mai, mai. Bravissimo. Lui e il fratello Antonio, proprio bravissimi. C'ho cinque figli. Ah, cinque Cinque figli, due femmine e tre maschi. E sei nipoti. quindi queste idee vi hanno coinvolto anche. No, la prima serie, non sapevo che volevo dire nella stanza da letto. Appena ho parlato due parole basta, perché non lo sapevo. Poi man mano mi hanno insegnato loro. Ma ci voleva perché noi sorridiamo. E quindi no, sette volte a provare. Vero, Sì, sì, i sì, sì. primi video comunque anche a noi ci veniva da ridere, quindi abbiamo ripetuto più di una volta. Poi gli altri, diciamo, poi perché non è che abbiamo un copione o qualcosa, noi è tutta una questione di spontaneità, quindi quello che ci viene, diciamo. Rocco, però ti voglio dire una cosa, quello della febbre è il massimo. La febbre, quello è pure inventato da mio fratello Antonio. 36 e 4, la matematica non è un'opinione, quindi fa 40. Sì, voglio bene a tutti, a tutto il mondo voglio bene io, perché sono state persone per bene, ma no, io non so come siamo, tanti commenti belli verso di noi tre. Io non lo sapevo che facevamo questo, non lo so Ci hanno proprio. fatto piangere. E ancora io sono commosso sempre. Dove vado, per dire stasera devo uscire, sicuro vado da una parte, mi danno questo onore di fare, che vogliono essere fatte la foto, addirittura un autografo, ma io sono sempre cibarrista, non vivevo di questo, e non, poi tra virgolette voglio precisare che non è niente a scopo di lucro, è solo per far sorridere e per divertirci noi, questo lo volevo proprio sottolineare. Salutiamo tutti i telespettatori di Gilento Channel, canale 636. Un bacio a tutti! Un bacio a tutti e ringrazio ancora tutti, di vero cuore. Allora, il piacere di parlare con Ciro. Ti puoi raccontare Rocco com'è? Rocco è una persona così spontanea, simpatica, ma sia lui che tutta la sua famiglia ce l'hanno proprio innata come cosa. Diciamo che è nata come gioco durante il lockdown e alla fine è successo meritato proprio perché sono delle persone già simpatiche di loro. E mi trovo qui con un altro amico di Rocco, come ti chiami? Pietro. Pietro, allora un giudizio su questo Ma come ha detto il mio amico, è proprio così. Proprio il suo carattere, il suo modo di. Sì, è proprio il suo carattere. Proprio un bravo ragazzo, capi? Escono spontanee queste cose. Marocco ci è o ci fa? No, ci fa. Ci fa, ci fa. Voglio dire, comunque fa parte del suo Sì, carattere. indubbiamente, è un ragazzo squisito, ma ci fa, ecco questo. La signora Maria è una simpaticona. La signora Maria è una simpaticona e nella sua, diciamo, nel suo atteggiamento tragico ci fa anche lei. Mannaggia. Ma quant'è? 40, Oh, 40, Madonna ma no, mia, non 40, scegli. mannaggia, Sambroco. Non scegli. 40. Ok, ma fra, è venuto a dire 36 e 4.
36 e 4, non faccio 40. Ah, che cazzo.